Mission complete. Mi dispiace. Tutte le volte la stessa storia. Dopo arigato. Nessuno vuole giocare con me. Perché Yoda ha degli addominali in testa? No, mi sa che ho rotto un satellite. Ma quello è Disney Channel. Ragazzi, proposta indecente. 25.000 mi piace. Entro le 18 ed uscirà il terzo video del giorno. È tutto nelle vostre mani. Buona visione. Video su Disney Infinity 3.0. Vi ricordo che questo video è in collaborazione con Disney e che nell'episodio precedente siamo riusciti a portare il robottino, anzi detto droide, a farlo analizzare per scoprire appunto quali fossero i piani nascosti. Oggi andremo avanti nella storia, ragazzi, mi raccomando, pollice in su, sostenete la serie e buona visione. Eravamo rimasti proprio qua, adesso usciamo, ho cambiato personaggio così ci divertiamo un po'. I mercenari Nicto al servizio del Conte Duco hanno preso la zona di atterraggio. Devi liberarla subito. Dobbiamo liberare zona atterraggio, uccidere i mercenari. Rimuovi ogni resistenza dalla zona di atterraggio. Va bene, allora, semplice come al solito. Ormai sono diventato un pro di queste cose. Occhio però, devi stare attento a scavare le cose. Prima buttiamo giù il capo di tutti, sto bossettino qui, che ora ci sta per te una mazzata e noi ci spostiamo. Bello è che loro tutti con un colpo vanno in cielo e poi li puoi uccidere così. Mentre lui, se gli dai un colpo, rimane a terra. I civili intanto stanno lì nel mezzo a vedere mentre io massacro tutti. Lo trolliamo, ragazzi, intanto mi manca. Oh, mi ha preso. Maledetto te. Sembra che i mercenari abbiano ancora più forti per la fine. Ma cosa hanno tenuto i più forti? E questo qua quello. Ma forse no. Forse è un pochino più forte, cioè i pugni elettrizzati. Vabbè, noi non ci diamo assolutamente per vinti, anzi. Agli Jedi piacciono le sfide. Il muro si è rintronato. È la giusta punizione per essere stupido. No, non bene, non bene, ragazzi. Abbiamo salute bassa, eh? Questo testone elettrificato ci sta dando il filo da torcere, purtroppo. Però dobbiamo stare più attenti. Quando ci carica in questo modo, ci spostiamo, poi torniamo su di lui e lo massacriamo. Bisogna essere tecnici a volte, raga. E giocare d'astuzia. Bel lavoro. Grazie a te la zona di atterraggio è di nuovo sotto il controllo della Repubblica. Mission complete. Mi serve il tuo aiuto per scortare qualcuno al Tempio Jedi. L'onorevole Binks di Naboo è arrivato per una riunione col Consiglio. Tienilo al sicuro, lo troverai ad aspettare al parcheggio dei taxi. Al taxi addirittura, c'è anche il taxi qua. Aiutiamo Jar Jar, dai. Servizio taxi in arrivo. Oh, non volevo andare là, mi dispiace. Comunque ci siamo. Ciao Jar Jar. Il maestro Windu detto che arrivavi. Mi assai lieto perché brutto nicto cattivo mi segue dallo spazio porto per riempirmi de pugni e pestarmi. Noi andiamo ora. Ok, andiamo. Ehi, ehi, i nicto sta per trovarmi. Attento, me non combattere. Chi è questo? Oh, aiuto. Lui non combatte, ha appena detto. È di nuovo quello col pugno. Lui potrebbe essere un problema. Dobbiamo farlo cadere in qualche modo, ragazzi, eh. Lo attiriamo qua, così lui fa il salto e viene da noi. Eccolo che arriva. Aia! Maledetto che non sei altro. Come hai osato? Chi di spada ferisce di spada perisce. E ora vediamo un po' se anche voi volete darmi il filo da torcere o se fate una brutta fine, eh? Mi avete fatto particolarmente arrabbiare in questo momento e quindi la pagherete a costo della vostra vita. Stordito, ho fatto un'abilità speciale, così non pi più. Io me non penso che sono tutti. Arrivano altri, tu vedi? Ma come ne arrivano ancora? Scusa, sei il più ricercato della zona. Vediamo se riesco a utilizzare l'abilità. Triangolo, triangolo, triangolo. Più o meno. Sono riuscito, ho detto successo. A me non intende, sono finito in bagno. Mi sa che ce l'abbiamo fatta. Tutte le volte la stessa storia. Basta perdersi in chiacchiere, facciamo la finita volta per tutte. Eccomi Jar Jar, ho finito. Ci sono. Grazie. Grazie per proteggere me. Grazie a te, sono il tuo eroe. Sarebbe una brutta storia. Aiutami, prego. Stordito e affondato. Ecco Tempio Jedi. Me da qui al sicuro, Okidei. Grazie che tu mi hai salvato. Sembra che i separatisti stiano usando i loro scagnozzi per intimidirci. Noi non lo permetteremo. Sei stato bravo a proteggere l'onorevole Binks. Dopo arigato. L'antenna principale in cima al Tempio Jedi è rimasta danneggiata quando Cad Bane è scappato. Il consiglio non può usare i comlink finché qualcuno non si arrampicherà per resettare. Immaginati che dovrà arrampicarsi, eh. Rendetevi conto, devo fare anche il riparatore d'antenne. Obladi, Oblada, Obi-Wan, non cadere. Ora capisco perché
perché Ben era tutto felice di essere andato addosso all'antenna, perché ci bloccava tutti. Gli ultimi gradini e siamo in cima. Secondo me è tipo le matite con le puntine. Dai un colpo qua e spunta un'antenna dal nulla, eh. Stai a vedere. Oh, eccola. Neg. Antenna di riserva. Quindi fammi capire, se io faccio una roba del genere non dovrei farmi niente. Wow! Bellissimo lui con la testa di zucca. Dai amico, facciamoci un selfie. Ma non lo vedi che siamo uguali? Nessuno vuole giocare con me. Dai, ascoltiamo cosa ha da dire il nostro amico. Una grave notizia. Quella feccia mercenaria ha messo tre bombe a protoni nelle strade intorno al tempio dei Jedi. Maledetto. Devi trovarle e disarmarle. E fa presto. Non due minuti? Due minuti! Disinnesca la bomba protonica in un minuto e 47. Vabbè, non è un problema. Yuhu! Step is coming for you! Uno lo secchiamo presto, presto. C'hanno le pistole questi adesso. Che cosa devo fare? Bel lavoro. Ah, ma ci sono rotta. Altre due bombe là fuori. E dove sono? Step, non perdere tempo. Sono qua sotto? Mi sa di sì. Ma è che arriviamo di sorpresa. Ho preso il tettino, Peppe. Mi dispiace. Eccellente. Svelto. Ah, sei già rotta? L'ultima bomba. Bello. Prima che esploda. Scusate, ma il dovere mi chiama, eh. In caso vi interessasse, potete seguirmi, perché io devo prendere la funivia. Ciao! C'è quello bello tosto che la protegge, ma noi ce ne infischiamo completamente. Anzi, spacca quella lì, tanto per iniziare. Oh, non si rompe. Perché non si rompe? Ah, meno male. I cittadini di Coruscant ti devono la vita. Lo so, sono sempre il migliore. La tecnocittadella ha preso molto dal nucleo di memoria del droide che hai recuperato da Geonosis. Fa rapporto al consiglio dei Jedi per la prossima missione. Ok, ci sto. Ah, sei tornato. Sì. I nostri pirati alla tecnocittadella hanno analizzato il nucleo di memoria del droide. Quello che hanno scoperto è preoccupante. Notizie importanti. Sembra che quel TD-54 avesse un set di comandi di controllo per la fabbrica di droidi da battaglia su Geonosis. Qualcuno lo usava per costruire un nuovo esercito di macchine da guerra. Sì, però a te te le scelgono le parole con la R, lo fanno apposta. L'identità di quella persona è stata corrotta e perduta. Non sappiamo chi volesse quei droidi da battaglia o dove siano stati presi. L'unica pista è il nome del precedente proprietario del TD-54. Jabba! Di nuovo! L'abbiamo già visto noi Jabba. Vi lascio il link in descrizione di quell'episodio. Il signore del crimine Hutt vive su Tatooine. Devi recarti lì e scoprire che cosa sa. Va bene, lo possiamo fare. Va alla zona d'atterraggio e assicurati una nave. Sembra quello lì di Matrix. Pillola rossa o pillola blu? Dobbiamo andare a Tatooine, quindi per spazio. Dobbiamo scegliere con quale navicella andare. Questa piccola o quella grande? Dai, quella piccola, altrimenti dobbiamo prendere la grande. Sì, vola! Perché Yoda ha degli addominali in testa? C'è una squadra di caccia droidi avvoltoio dei separatisti nel vostro settore. Ingaggiateli e distruggeteli. Che sfiga però, ho preso pure una navicella, quella che spara due colpi per volta, non va bene. No, mi sa che ho rotto un satellite, ma quello è la Disney Channel. Giustamente, si chiamano guerre stellari, se metti sei nello spazio non fai un paio di colpi, non sei nessuno. Tutto sicurissimo, patrona. Abbiamo una richiesta di soccorso da un trasporto merci nei pressi. Sono attaccati da droidi a voltoio. Intercetta e difendi la nave da trasporto. Devo sempre fare tutto io qua, ogni volta. Voi state dentro, ci penso io a levare sti moscerini da giro. Guarda là. Neanche con la racchetta elettrica li ammazzavi questi. Tre chocopops fermano tre navicelle commercianti. Ah, dai, su, partite, non rompete più, eh. Ci siamo, la desolazione è più totale. C'ero già stato, non so se vi ricordate, ma mi ha anche beccato Jabba. Il signore del crimine Hutt, Jabba, è qui su Tatooine. È l'ultimo proprietario del droide che hai recuperato. Deve sapere perché il droide era su Geonosis. Anche i porcellini lasceranno le missioni, madonna. Non mi fanno passare se non gli riporto la cassa, che ovviamente è protetta da quelli laggiù. Grandioso. Ma cosa volete, pezzettini di latta, che vi faccio saltare tutti in aria? Mi ci faccio l'iPhone, mi ci faccio. Aspetta, è nel dubbio, io una cura la prendo. Fammi salire, aia. Grazie per la cura. Cosa spari con quel pistolino che c'è attaccato al braccio? Faccio vedere io. Iron Man dei miei stivali. Via la spada. Jabba vuole i suoi beni subito. Sto arrivando. Sai quanto me ne frega dei beni di Jabba? Guarda la cosa me ne frega. Oh, devo stare attento, non perderlo. Oh, Chewbacca sbloccato. Cibo preferito di Jabba. Va bene. Gliel'ho portata. Tieni. Aprimi la porta. Adesso mi fai entrare, grazie. Penso di potermene occupare. Sì, ci siamo, ragazzi. Siamo arrivati. Io sono Jabba. Eccolo. Ha delle danzatrici del ventre, o sbaglio? O sono puffi? Guarda, brutto. Anche il suo amico là sotto è bruttissimo. Ma io lo sento, c'ha l'accento toscano lui. Non lavoro per un lumacone io. Oh, ma che brutto presentimento. Ma sbava pure questo. Quello è il nostro sguscio con il quale dobbiamo fare la gara, eh. Noi dobbiamo salvarlo a tutti i costi. Dai, ormai sono carne a macello, essi. Andiamo. Ciao, bello.
Insomma, Mace Windu dice che ti devo attrezzare con uno sguscio. Lo posso fare. Direi, ti ho salvato la vita. Eri un cadavere prima. Dopo che Sebulba mi ha defraudato della mia ultima vittoria, sto cercando la maniera di vendicarmi di lui e di Jabba. Ho uno sguscio che ti posso prestare, ma occorrerà un po' di lavoro per rimetterlo in funzione. Lo rimetteremo in funzione. Lo sguscio è lì dietro, nella discarica. Dammelo vedere. Vieni a vedere. Però fa attenzione. C'è robaccia dappertutto. Anche in camera mia non è che si è messa roba per bene. Se vogliamo che lo sguscio fili liscio come l'olio, mi servono delle parti di ricambio. Ma potresti avere qualche problema a trovarle tutte. Fammi indovinare chi deve cercarle. Se hai il bisogno di andare in giro mentre sei qui, puoi usare il mio land speeder. Non male. Non è veloce come uno sguscio, ma ti porterà a destinazione. Ragazzi, mi sto affogando veramente tanto. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, spolliciate, commentate e condividete per nuovi episodi. Io vi ringrazio per aver visto il video e noi ci vediamo al prossimo video. Qua da Stepney è tutto. Ciao!